Diciamo, oggi abbiamo dato il via ad una progettualità che in una prima fase coinvolge le società nel portare una comunicazione di vista, comunicazione che avverrà attraverso degli striscioni, costruiti ovviamente in modo omogeneo in tutte le realtà del nostro stadio, dall'eccellenza alla terza categoria, con gradualità, e di portare una comunicazione negli stadi al pubblico. Una lettura di una frase che avverrà prima delle formazioni, ad esempio. E questo è il richiamo del fair play, del rispetto e dell'importanza che i comportamenti, comunque sempre, sono quelli che aiutano sia le società che gli atleti in campo, ma sia poi tutti quelli che ruotano attorno a questo mondo. Penso che per primi dobbiamo muovere chi dà i comportamenti agli altri, no? E sono sicuramente le prime squadre, sono gli anziani. No, i capitani, gli allenatori che devono in qualche modo rendersi conto che qualcuno li guarda, li osserva. E quindi questo non vogliamo sminuire l'agonismo e quello che ci deve essere dietro, in questo caso una partita di calcio, la volontà di vincere. Però tutti dobbiamo avere presente che dietro ogni gesto c'è qualcuno che ci osserva e soprattutto sono i giovani che vedono i nostri comportamenti. Quindi trattenerci un po', ecco, questo dovrebbe essere il messaggio. Affinché quello che noi andiamo a indurre negli altri sia sicuramente qualcosa che non sia sempre una lettura negativa. Questo è un momento importante perché è un momento in cui si sta mettendo in pratica quello che in tante occasioni cerchiamo sempre di far passare, già il messaggio della cultura, del fair play e il messaggio di far sì che le partite siano veramente un gioco e non siano delle battaglie come a volte purtroppo succede. Essere qui nella sede degli arbitri vuol dire essere nella sede dell'ente di garanzia, perché sicuramente gli arbitri devono essere il nostro punto di riferimento per quanto riguarda la regolarità delle gare, per quanto riguarda il rispetto, perché se noi impariamo tutti a rispettare l'arbitro, di sicuro impariamo tutti a rispettare i regolamenti.